Ciao 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 a tutti ragazzuoli, sono Pedro Goretanke e questo è un nuovissimo video che faccio, questa volta nella serie Nella Terra di Steve, quindi Minecraft. Questa è la puntata numero 11 e ragazzi, siamo tornati. Bentornato Igor il Tanke. Nel senso che sono stato via per tanto tempo, l'ultimo video risale, credo, a dicembre, qualcosa del genere. Il problema è che ho avuto la sessione d'esame, poi il Natale, poi mi sono perso, detto sinceramente. Ho cambiato le RAM del computer e di conseguenza non ho avuto modo di registrare video. Perciò sono tornato in formissima e sono super contento perché mi mancava davvero tanto registrare video, mi mancava davvero tanto Minecraft. Guardate qua che bello è il mio mondo. Vi chiederete che cosa faccio oggi? Beh, ve lo dico tra un secondo. Vi dico che non ci sono novità perché non ho potuto giocare a Minecraft in questo periodo. Vi faccio solo vedere che ho aumentato la resa dei chunk per via del fatto che appunto ho potenziato le RAM. Chiaramente dovendo registrare mentre gioco non è ancora al massimo ottimizzata la RAM, non è ancora al massimo ottimizzato il caricamento dei chunk, ma comunque guardate lassù, ad esempio si vede la torre, da qua ancora un altro, hai rotto, da qua si vede la casa, eccetera. Comunque sono super contento. Cosa facciamo oggi? La mia idea era quella di costruire una farm di pesca. Però ho pensato, come cavolo la costruisco una farm di pesca e soprattutto dove la costruisco? E allora mi è venuto in mente, dove costruirla se non in mare dove effettivamente peschi? E ciò che ho pensato di fare è costruire una palafitta che poi dopo successivamente si unirà ad un ipotetico porto che vorrò fare qua davanti alla mia non casa, e di conseguenza la farò un pochino spostata verso di qua la nostra bella palafitta. Ad esempio, credo proprio che qua in mezzo potrebbe andare. La mia idea era di fare come un ponticello che portava chiaramente alla parte avanti che sarebbe stata la palafitta. Ho deciso di utilizzare le slab invece del legno normale perché risparmio legno. E comunque è più giusto perché diciamo il pianale deve essere sottile, non è mai spesso così il pezzo di legno, no? Perfetto, direi che può bastare. Ora costruiamo il nostro piano dove effettivamente ci sarà la farm di pesca. Ed ecco fatto, la nostra palafitta è pronta. Ora dobbiamo costruire effettivamente la farm di pesca. Iniziamo, vado a prendere tutti i materiali necessari. Ma prima chiaramente vado a dormire perché qua facendosi notte rischio di morire male. Allora, ciò che ci serve è una cassa, delle tramogge, dovrebbero essere due tramogge, poi della pietra chiaramente, ma possiamo utilizzare qualsiasi tipo di materiale. Quindi utilizzerò il legno normale perché almeno non stona con la nostra palafitta. Poi c'è bisogno degli slab, c'è bisogno di un gancio, precisamente ne servono due di ganci. Poi serve un filo, dopodiché un blocco musicale. Chiaramente una canna da pesca, ma la costruisco tra un attimo. Ah, se sentite un rumore folle di sottofondo, è la stufa che sta andando. Non posso farci assolutamente nulla, mi spiace. Serve una botola in ferro. Ho fatto un sostanziale cambiamento perché la nostra farm di pesca occuperà 5 cubi e quindi almeno sarà bella centrata. Di conseguenza mettiamo la cassa qua. Che però sarà una doppia cassa, preferisco. Perciò la creiamo e la mettiamo qua. Poi ci colleghiamo subito due tramogge, una collegata a questa e una collegata alla tramoggia stessa, la prima. Poi prendiamo gli slab, ne mettiamo uno qua e uno qua sopra. Ok? Andiamo avanti. Con dei cubi fisici, un blocco qua e un blocco qua e uno sopra. Ok? Spostato a sinistra e spostato a destra. E vi deve venire questo. Dopodiché si viene dietro, si mette un blocco qua, si prende la nostra botola e la mettiamo qui, ok? Poi si viene davanti, si prendono i ganci e la redstone. Ora aspettiamo un secondo. Gancio, gancio, redstone, prendete il filo e lo mettete qua, in modo che quando si passa, si illumina lì e si apre la botola. Ok? Veniamo qua dietro e mettiamo il nostro blocco sonoro qui. Togliamo questo,
torniamo davanti perché abbiamo degli slab da piazzare. Uno sul blocco sonoro per fare in modo che non faccia continuamente rumore quando peschi. Poi uno qui e successivamente prendiamo l'acqua e la mettiamo qui. In questo modo, signori miei, la nostra farm è finita. Perché poi dopo, prendendo la canna da pesca, che adesso mi troverò in mano magicamente, ci si metterà qui. Si punterà direttamente alla botola, in questo punto qua davanti, e tenendo premuto si fermerà in questo modo la nostra canna da pesca. E lasciandolo qui, ricordatevi che questa farm funziona anche a FK, pescheremo. È già stato pescato un pesce, adesso lasciamo stare quello, abbiamo preso un pesce palla. Adesso è il momento di creare un edificio attorno alla nostra farm di pesca, perché è una palafitta in senso stretto e quindi sarà un edificio chiuso, più o meno chiuso. Adesso vi spiegherò perché. Sarà chiaramente molto areggiata come costruzione, nel senso che ci saranno grandi finestre. In più, da questa parte non ci sarà tutto il muro, ce ne sarà solo un pezzo, perché consideriamo che la nostra palafitta dà sull'acqua e quindi si potrà uscire a navigare. Praticamente è come se fosse già un porto, ma non un porto come si deve, un porticino che in realtà è adibito a pescare. Dovrei portarmi qua a un letto perché continua a diventare notte. Vabbè, ma in questo momento voglio di costruire anche di notte. Perciò mettiamo qualche torcetta. Adesso che abbiamo finito, possiamo andare avanti. La nostra costruzione inizia a prendere forma, diciamo. Perché adesso cosa facciamo? Dobbiamo fare il tetto, che però non lo faremo come un tetto normale, perché io la palafitta me l'aspetto col tetto piatto, no? O comunque col tetto leggermente rialzato. Di conseguenza facciamo così e così. Il nostro tetto sarà fatto di slab leggermente alzati, così. Ma direi, ragazzi, che ci vediamo direttamente quando ho finito il tetto. Ed eccola qua, signori miei. Ed ecco qua la nostra palafitta fatta completamente in legno con dentro la nostra farm di pesca. Come potete vedere è un po' variegata, là in alto c'è un buco perché deve poter essere alla luce la nostra acqua, se no non funziona la farm. Qua ho fatto come delle finestre un pochino diverse. Questo è il nostro accesso al canale, dove volendo possiamo anche mettere un prolungamento della palafitta, in modo da poterlo considerare come un piccolo porticciuolo. Questa è la vista della nostra farm dall'acqua e adesso la nostra farm di pesca è pronta. Spero che vi piaccia. Vi dico già cosa farò off camera, mentre voi chiaramente non lo vedete, perché non è il caso di prolungare troppo questa puntata. Farò in modo che questa cassa non sia l'unica che abbiamo. Quindi creerò un tunnel sottomarino che partendo da sotto la cassa scenda, passi qua sotto, entri nella terra e finisca dietro la palafitta, comunque da qualche parte qui, in modo che tutto quello che pesco qua dentro non rimanga solo in quella cassa lì, ma venga trasportato da qualche parte qua, ok? Lo farò con delle rail che porteranno via man mano tutto il nostro ricavato e lo depositino in tante casse che ci sono là. Quindi, ragazzi, io vi dico che per questa puntata è tutto, per questo mio bel ritorno è tutto. Vi ringrazio tanto tanto per la visione, vi invito a cliccare mi piace se il video vi è piaciuto e iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Io vi dico che tornerò presto e che cambio una cosa nella serie. Non vi spoilerò più cosa farò nella prossima puntata, perché così almeno avete un po' la sorpresa, la voglia di vederla ogni volta. Inoltre sapete già cosa farò off camera, perché chiaramente necessita di altri lavori questa palafitta. Vi dico due cose. Primo, vi chiedo se vi piace, fatemelo sapere nei commenti e nel sondaggio che metto. Secondo, fatemi sapere se volete che vi spieghi come si utilizza FK alla nostra farm. E con questo vi dico che è tutto, vi auguro una buona continuazione e ciao ciao belli, ciao ciao!